tornato presto, dottor Mitchell? Sì, è stato facile ritrovarlo questa volta. Crede che ci sia una bionda nascosta? Scusi, dottore. Non ci sono bionde neanche qui, sergente. Lo so, dottore. Apri. Tieni, ecco il tuo prezioso razzo, sano e salvo, o perlomeno la parte che conta di più. Aspetta, vado a prendere il film. Grazie. Sei pronto, Philip? Sì. Stavo raccogliendo il testamento morale della povera Minnie morta per la scienza. Non posso esserne sicuro che dopo l'autopsia, ma sono certo che è l'eccessivo calore che l'ha uccisa. Il termometro è arrivato a segnare quasi 400 gradi. Vero che Minnie era sempre stata una creatura delicata. È quel che succede con ogni femmina sensibile. Troppo o troppo poco di qualsiasi cosa è un disastro. Stai parlando di topi o di persone, figli? Dei miei topi, naturalmente. Sono animali interessanti. Si impara molto sugli uomini attraverso i topi. Peccato che non li abbia studiati più a lungo. Tieni, Steve. Grazie. Drop something, Toby? No, ma c'è una provetta che perde. Addio dati sulla velocità di evaporazione della trinamina. Ah, deve essere un colpo terribile. A volte vorrei essere anch'io un esperto in combustibili o un grande ingegnere come Steve. Come mai questo improvviso desiderio? Credevo fosse convinto di aver raggiunto la perfezione. Cosa che nessun americano crede, vero? Ehi, è meglio andare a riferire al professore, sarà sulle spine. Oh, finalmente. L'avete trovato intatto? Eccolo, professore, pronto per la proiezione. Bene, bene. Anche il film del decollo è pronto, eh? Oh, generale, prego, scusi la mia distrazione. Signori, il generale Hayes, che ha passato la giornata con me, rappresenta il comitato di difesa. Questo è il dottor Stephen Mitchell, il nostro primo progettista e capo del reparto ingegneri. Onorato, generale. Molto lieto. È stata una vera fortuna per noi averlo in prestito interno degli Stati Uniti. Ho sentito parlare molto dei suoi lavori, dottor Mitchell, al quartier generale e altrove. Ah, sì. Il dottor Philip Crenshaw, il biologo. Per noi è della massima importanza stabilire le condizioni di vita lassù. Dottor Crenshaw, io so quali gravi problemi deve risolvere e sono certo li risolverà presto e brillantemente. Grazie, generale. E ultimo, ma non il meno importante, il dottor Toby Andrews. Il nostro esperto per i combustibili. Ah, allora è lei il tizio che ha consumato tutte quelle centinaia di litri di acqua ossigenata. E quanti ne dovrò consumare? Per colpa mia temo che ci sarà penuria di bionde sulla Terra. Mi scusi, dottor Kepler. In sala di proiezioni siamo pronti. Grazie. Ah, generale, questa è la dottoressa Frank, incaricata di tutto il lavoro matematico. Molto lieto. Felicissimo. Non potrei davvero immaginare un matematico più grazioso. Grazie. Bene, se sono pronti, possiamo andare in sala di proiezione ora. Di qui, vero? Sì. Queste sono delle riprese dei preparativi per il decollo che fra un istante vedremo. Il razzo è a 20 miglia d'altezza. Adesso lo perdiamo di vista, ma entrano in funzione le macchine da presa che ci mostrano come dal razzo si vede la Terra. Un altro aspetto dell'esperimento, come i passeggeri reagiscono a queste insolite condizioni. Il razzo raggiunge un'altezza di oltre 200 miglia prima di iniziare il suo viaggio di ritorno sulla Terra. La sua traiettoria è stata calcolata in modo che la testa con gli strumenti, la cui caduta è rallentata da una serie di paracaduti automatici, tocchi terra in un raggio di 30 miglia da Denfield. Sì,
7? Tutto ciò è davvero interessante. Ha detto che quel razzo era un Mark 7? Sì, generale, la settima modifica del suo tipo, il più perfetto. Tuttavia rappresenta solo una prima fase. Ora siamo pronti per passare all'SA1. L'SA1? Sì, generale. Siamo convinti di poter far entrare un razzo su un'orbita ellittica, realizzando così il primo satellite artificiale della nostra Terra, che le girerà intorno per l'eternità. Il progetto ormai è completo. Non abbiamo più bisogno che della sua autorizzazione per realizzarlo. Beh, dottor Kepler, c'è un mucchio di dettagli d'ordine tecnico e finanziario che dovrò studiare. E ci vorrà un po' di tempo. Sarò felice di darle tutti i chiarimenti che desidera, generale, purché la sua risposta sia affermativa. Steve, sono così ansiosa. Crede che avranno approvato il progetto? Ma naturale. Dopo tutto il tempo e il denaro che ci hanno impiegato, non possono tirarsi indietro. Il professore ha l'aria allegra. Soddisfacenti. Soddisfacenti. Grazie, Philip. Ne avevo bisogno. Sono nervosa come se avessi anch'io una parte nei vostri grandi progetti. Beh, non ce l'ha. Non è forse lei l'ispiratrice di Steve e di qualcun altro? Vogliono scusarmi? Prego. Signore e signori, un brindisi a Denfield. A Denfield. Sapete tutti quel che abbiamo realizzato fino ad oggi. Ha più che raddoppiato l'altezza raggiunta dai tedeschi nel 1944 ed abbiamo superato la distanza percorsa dal razzo a due stadi lanciato nel deserto del Nuovo Messico nel 1949. Avete tutti lavorato con indefessa energia per arrivare a questi risultati. Ci sono uomini di diverse nazionalità a Denfield, ma una sola volontà. Vorrei dirvi che alcuni dei vostri sacrifici sono finiti, ma purtroppo non lo posso fare. Ma sono felice di annunziarvi che dopo aver consultato il comitato di difesa ed aver ispezionato il nostro lavoro, il generale Hayes ci ha autorizzato a proseguire subito con il nostro SA1. Oh, vi ringrazio la vostra devozione e il vostro entusiasmo. Oh, grazie. Allora, grazie, Steve. Toby? Eh? Ammetto che la notizia la elettrizza. Beh, è naturale, signora Mitchell, ma Steve ne è certo il più felice. Oh, sì, è pazzamente felice. E lo sono anch'io. O lo sarò se mi porta un cocktail. Provo personalmente a preparare la miscela. Cara, deve essere orgogliosa di suo marito. Questo è un gran giorno per tutti noi. Lei è entusiasta di questa vita, vero, signora Daniel? Certamente. E vede, certe donne possono seccarci di tutte queste restrizioni, i lasciapassare, i regolamenti, ma io li adoro. Mi sento come se fossimo in una fortezza assediata, uno di quei posti sulla frontiera del nord-ovest con gli afridi che ululano tutti intorno e la colonna di soccorso che non arriva. Sì, l'ho visto una dozzina di volte nei film. Oh, davvero? Sì. Beh, io dico sempre al colonnello, Alfredo gli dico, non sono affatto annoiata, adoro questa atmosfera. Lei no? No, grazie, io odio questa atmosfera e ogni giorno che passa la odio di più. Temo che questo discorso sia troppo tecnico per me, professore. Comunque spero abbia afferrato l'idea generale. Ah, sì, certo. Per me? Com'è gentile, figlio. Ne avevo chiesto uno a Toby, ma è sparito nello spazio, a quanto sembra. Brillante ragazzo quel Toby. Scommetto che è stato allevato ad aria liquida. È asfissiante. Sì, a questa non è una cosa carina da dirsi. Ha un'enorme stima di Steve, lo seguirebbe anche all'inferno. Sono degni l'uno dell'altro. L'avverto che mi è venuto un feroce mal di testa e che vado a casa. Spero che presto venga anche a lei. Sì, infatti lo sento già arrivare. 8 mesi saranno sufficienti, purché sì. Sarie facilitazioni. Ho interrotto qualche elevato discorso. Scusatemi, vi prego, e continuate. Volevo solo dire a mio marito che ho mal di testa e vado a casa. Se questo non sconvolge le norme di sicurezza. No, no, non voglio rovinare la festa. Insisto, Steve, devi restare. Oh, vai già via? Sì, è meglio che vada a letto. Un po' di mal di testa. Sembra ci sia un'epidemia di mal di testa stasera. Ah. Take some aspirin, Toby. You'll feel better in the morning. And, professore, che sono andato via. Deve sentirsi orgoglioso, sì. Orgoglioso e felice. Felice?
È una parola molto inesatta per una matematica come lei. Non sia sciocco. Isn't it the only thing that counts? The achievement of the mind. Lo sforzo creativo. Non lo so. Che cosa che so è che possiamo fare quasi tutto con la materia e l'energia, noi altri scienziati. Ma come esseri umani stiamo ancora vagolando per l'età della pietra, per quello che riguarda i nostri sentimenti. Ma immagino che lei li avrà ridotti tutti a equazioni e teoremi. Ah, oh, sì. Decisamente. Beh, buonanotte, Steve. E grazie. Buonanotte, Lisa. Philip, ti amo. Ti amo tanto. Devi portarmi via da questo campo di concentramento. Sì, cara, presto. Presto quando? Fra non molto, te lo prometto. È meglio che tu vada ora. Ma non c'è fretta, Steve, non sarà. Ti prego, cara. We've taken quite enough chances as it is. All right. But kiss me first. Ora dammi una sigaretta. Posso entrare? Ma certo. Confusione. Lasci che le metta un po' d'ordine. No, posso aspettare domattina. La signora Donovan è felice quando ha qualcosa da fare. E lei non è tornata per mettere ordine. Legge nel pensiero. Nel suo pensiero credo di sì. Perché sono così egoista? Dovrei essere felice ora. Tutti gli altri lo sono. Ma io no. Sì, lo so, cara. Vorrei poterla aiutare. Lei lo distruggerà. Ne sono sicura. Non Steve. Ma sta già succedendo, me ne sono accorta. Lei non è... non può capire. Non si può distruggere qualcosa che non si possiede. E stasera ho avuto l'impressione... che essa abbia ad un tratto capito quanto sia irrimediabilmente lontana dal mondo di Steve. Anch'io. Senta, Lisa, vuole che le faccia avere un trasferimento negli Stati Uniti, magari. Nessuno ha bisogno di saperne. And it will give you time to think your way out of all this. Sweet of you to want to help me. But it's my own private battle. E fuggire non serve. Lei è come una figlia per me, Lisa. Qualunque cosa possa fare. Sì, lo so. Mi permetta di venire a piangere qualche volta sulla sua spalla. Te la sei presa con comodo, vedo. La festa è diventata più divertente dopo che me ne sono andata? Non ci sono restato molto. Ho fatto una passeggiata. Avevo bisogno d'aria. Sono lieta che finalmente tu sia tornato. Voglio mettere in chiaro alcune cosette. Ti prego, Vanessa, sono le 2 del mattino. Non mi importa affatto che ore sono. Ho trovato questa. Non fare quell'aria sorpresa. Sai benissimo che è la lettera dell'Universal Electric. Non c'è niente di segreto. Però l'hai nascosta, avevi paura che io la trovassi. Mettila, Vanessa. Non essere infantile. Io, vero?
Non lo sei tu, infantile, a continuare questo lavoro con un stipendio quando qui ti offrono 4 volte tanto? Sai bene che non posso lasciare. Schiavi, ecco quel che siete, tutti voi, schiavi in camice bianco. Non potete neanche soffiarvi il naso senza il permesso del controspionaggio. Sapevi quello che facevi quando mi hai sposato. Ti avvertì che potevamo essere costretti a restare qui per parecchi anni. Che era un lavoro segreto. Beh, anche se mi hai avvertita? Immaginavo mai che fosse così. Non posso neanche scegliere il mio parrucchiere. Devo accontentarmi di quello che mi passa il servizio di controspionaggio. Censurano le nostre lettere, ficcano il naso perfino nelle pentole, nei... Lo sopporterei se tu non potessi trovare di meglio, ma c'è qui questa offerta e tu non la consideri neppure. Devo finire quello che ho cominciato. E quanto ti ci vorrà finire quello che hai cominciato? Non lo so. 4 years, 5 years. Forse meno. 4 anni, 5 anni, forse meno. Ma ad ogni modo non è solo il tuo lavoro che ti lega qui. È quella preziosa Lisa Frank. Credi che io sia cieca? Come osi andartene mentre ti parlo? Non ti permetto di trattarmi in questo modo, io... Va a letto, Vanessa. Steve. Desidero solo quel che è meglio per noi, per te. Se qualche volta tu mi ascoltassi, se almeno... Va a letto. Oh, I thought you, Oh, hello, Toby. Party all over? Some time ago. Oh, I just dropped by to look in on Luella. She's expecting you now. How's the expectant father bearing up under the strain? He hasn't got a thing to worry about, old boy. Luella's doing fine. We better start picking out names. Won't be long now. As a matter of fact, I left the key of my bungalow in my overalls. Came to pick it up. What brings you here, Toby? Oh, I was on my way home when I suddenly had a crazy brainwave that... E cambiando in un certo modo le proporzioni del nuovo combustibile al quale sto lavorando, posso raddoppiarne la potenza senza aumentarne il peso. Non avrei potuto chiudere occhio se non fossi venuto subito a fare. Volevo vedere se ero o no sulla via giusta. Temevo d'essermi chiuso fuori. Fortunato ad avere un alloggio tutto per te. Noi, pesci piccoli, nel casermone abbiamo poca libertà. Io credevo che ti ci divertissi moltissimo. Scherzi, merendine, scambio di piccoli segreti. Buonanotte. Buonanotte. Seguirei la corsa del razzo qui sullo schermo radar. E qua il quadro indicatore ci dirà le altezze raggiunte a vari stadi non appena gli strumenti automatici entreranno in funzione. La Dotank leggerà le cifre e la rotta verrà tracciata su questa carta. Cerchiamo di raggiungere un'altezza di 1075 miglia sul livello del mare. Perché questa altezza? Ah, perché noi sappiamo che a quel punto il razzo diventerà un satellite, che non tornerà mai più e che farà il completo giro della Terra ogni 2 ore. Siamo convinti che con il va 3 stadi riusciremo nel nostro intento. Dopo un decollo verticale, la prima unità lo porterà a un'altezza di 260 miglia e poi si staccherà e atterrerà con speciali paracadute. La seconda unità entrerà in funzione e porterà il razzo a 700 miglia. Quando anche questa si staccherà, la terza ed ultima sezione continuerà con i suoi mezzi fino ad entrare in un'orbita... ...which will carry it into an eternal elliptical orbit around the Earth. And you believe that later on you can really achieve this on a larger scale? With... I miei collaboratori ne sono certo. I nostri calcoli sono definitivi. Fra 2 o 3 anni saremo in grado di mandar su non un semplice missile sperimentale, ma una serie di razzi capaci di contenere gli uomini e i materiali per costruire la prima stazione spaziale. Ho una relazione dettagliata, eccellenza. Sa cosa cerchiamo di fare? È una cosa fantastica per me.
costruire a più di 1000 miglia d'altezza una stazione spaziale. Ha considerato le conseguenze se perdiamo la corsa per arrivare primi? Un osservatorio che finalmente penetrerà i segreti dello spazio. E terrà ogni parte del globo sotto continua sorveglianza. Una stazione di partenza per la Luna, i pianeti, tutto un nuovo mondo. E se necessario, una piattaforma di lancio per le armi atomiche. Spero che non dovremo mai usarle per tale scopo. No, ma sarà disponibile se necessario. Condivido le speranze del professore che la nostra stazione spaziale serva solo ad opere di pace. Stiamo spendendo un'enorme parte del nostro bilancio della difesa per il vostro lavoro e dobbiamo essere preparati sia alla pace che alla guerra. Professore. Se si vogliono sedere, prego. Certo. Qua siamo pronti, Steve. Mitchell manovra i comandi per il decollo da una cabina avanzata. Eseguiti i conti, tutto a posto. Quanta secondi. Secondi, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Altezza 24 miglia,9. 24,9. Velocità 1800 miglia all'ora. 1800. Giro pilota e funzione inclinazione 86. 86. Accelerazione 3,5. 3,5. Altezza 67 miglia. 67. Velocità 1970 miglia all'ora. 1970. Accelerazione 6G. 6. Altezza 260 miglia. 260. Velocità 2040 miglia all'ora. 2040. Accelerazione 8G. 8. La sezione di coda si è staccata. Che cosa legge ora, Steve? I timoni sono in funzione. Il razzo è inclinato di 48 gradi, esattamente sulla rotta stabilita. Altezza 520 miglia. 520. Velocità 4211 miglia all'ora. 4211. Accelerazione 10G più. 10 più. Motori spenti. Come mai spenti? Non deve andare troppo distante. Tra pochi secondi la sezione centrale si staccherà e i motori della sezione di testa entreranno automaticamente in funzione per circa 15. This will increase the speed that has been reduced by the gravitational pull of the Earth. After that. Dario alcuna forza motrice. Una sezione di centro si è staccata. Altezza 760. 760. Velocità 5000 miglia. Bravo. Accelerazione massima. Massima. Altezza 760. 750. 740, 720, 700, 680. Cosa c'è, Kepler? Che succede? Non riesco a capire. Sembra che l'ultima fase non abbia funzionato. Steve, venga subito nella sala controllo. Velocità costante. Altezza 660, 643, 640. 633. 633. 633. Qual è la spiegazione? Cosa significa? Come si può spiegare l'imprevedibile? Non posso credere che siano i nostri calcoli o i nostri strumenti.
Beh, che cosa succederà a quel razzo lassù? Rimarrà lassù all'altezza di 663 miglia per anni. In seguito, naturalmente, ricadrà sulla Terra. Questo significa un fallimento totale? Solo temporaneo. Finché il razzo rimarrà lassù, i nostri strumenti automatici ci invieranno segnali e dati preziosi. È una faccenda molto seccante. Mi invii subito un rapporto. Sì, eccellenza. Gli spezzerà il cuore. Oh, non a Kepler. Dovremo ricominciare da capo tutto qui. Lei non lo conosce come lo conosco io. Per mesi non ha vissuto che sui nervi, sulla speranza. Ci stanno aspettando nella sala delle assemblee. Professore, non sono riuscito a trovare il dottor Crenshaw. Che? Ma se doveva essere qui per controllare le reazioni degli animali recuperati. L'ho cercato dappertutto, ho perfino preso con me un paio di sergenti. Abbiamo controllato ogni fabbricato ed ogni stanza. Non è passato da nessuno dei due cancelli, non c'è traccia di lui. Né della signora Mitchell. E quel che mi ha detto ora circa il dottor Crenshaw e la signora Mitchell è vero, la cosa è gravissima. Perché? Perché siamo scienziati, dovremmo essere diversi dall'altra gente? Il punto è un altro. Due persone sono sparite, qualcosa è andato male col razzo. Se questa fosse una normale stazione di esperimenti, potremmo lanciare un allarme e farci aiutare a ritrovarli dalla stampa o dalla radio. Ma non possiamo farlo, nessuno deve sapere niente. Farò venire qui uno dei miei migliori agenti del controspionaggio il più presto possibile. Naturalmente, nessuno deve uscire da te. Sì, generale. Le garantisco che nessuno uscirà. Sono venuta a vedere come sta. Sto benissimo. Questo significa che non vuole compassione? O forse che non ne ho bisogno. Posso sedermi? Oh, ma prego. Non vuole confidarsi con me? Confidarsi cosa? Steve, perché non vuole essere sincero con me e con se stesso? Ma a cosa vuole alludere? Steve, abbiamo lavorato insieme per quasi 2 anni. So che non era felice. Ma è una cosa sorpassata ormai. Schiavi in camice bianco ci ha chiamati. Forse aveva ragione. No, aveva torto e lei lo sa. Non è un'impresa meravigliosa la nostra. Cercare di rendere vero un vecchio sogno dell'umanità. Oh, Steve, non deve permettere alle stupide chiacchiere di una donnetta. Mi scusi. Dimenticavo che l'amavo. No. Non l'amavo, Lisa. O almeno non l'amavo più. Perché? Voglio dire, perché l'ha sposata? Mi ha cercato lei. La lusingava il grande scienziato americano chiamato qui a lavorare per il governo a un progetto segretissimo. Si illudeva di poter frequentare le alte sfere, di comporre una vita di lusso e di mondanità. È una vecchia storia, Lisa. Un tizio che non pensa che alla scienza, che non ha che missili per la testa, incontra una bella donna che ha per la mente cose del tutto diverse. Steve. Deve essere buffo se si riesce a conservare il senso dell'umorismo. Steve.
supererà questa crisi. Ne sono sicura. Certo. Grazie. Accompagna questo signore dal dottor Kepler. Bene. Deve capire la mia posizione, maggiore Smith. Dottor Smith, la prego. Dottore? Già, vede, sono laureato in scienze, professore, in biologia. Negli ultimi 5 anni mi sono dedicato al controspionaggio, ma la biologia è sempre il mio primo amore. E lei capirà che qualsiasi cosa sconvolgesse il lavoro della nostra comunità sarebbe un disastro. Sì, naturale. Vuole? No, no, grazie. Una brutta abitudine, lo so. Ma io la trovo stimolante, anche se... fuori moda. Sì, capisco. Ufficialmente io sono qui in sostituzione del dottor Crenshaw. Le ho assegnato l'alloggio del dottor Crenshaw. Ah, davvero? Una buona idea. Io credo fermamente nell'atmosfera e nella intuizione. Può non essere scientifico, ma a volte rende. Vado fino al villaggio. Piacentesi. Oi, lascia passare. Spiacente, signore, questo è valido solo per entrare, non per uscire. Mi sta dando un brutto voto, serpente? No, signore. Sto solo prendendo nota che ha cercato di uscire, e quando? Capisco. È l'unico cancello? No, ce n'è un altro dall'altra parte del campo per i camion. Ma è guardato come questo, signore. Siamo in una piccola fortezza, a quel che vedo, ed è improbabile che si possa sfuggire a voi due. Impossibile. Beh, dà un senso di sicurezza sapere che c'è gente come voi a proteggerci. Grazie, signore. Buonasera. Buonasera, signore. Buongiorno, dottoressa Frank. Può concedermi un minuto? Va bene. Di che si tratta questa volta? Oh, scusi. Mi dica... qual era il consumo di combustibile dell'SA1? Well, it's a 3-stage. 3 stadi, come lei sa. Era costruito in scala esatta. 1/10 del grande razzo che progettiamo di costruire. Sì? Portava 55 tonnellate di combustibile per il primo stadio, del quale più del 90% fu consumato nei primi 84 secondi. E per la seconda e la terza sezione? La seconda impiegava soltanto 7 tonnellate e mezzo. E la terza 9 tonnellate. Capisco. Adesso, supponga che una certa percentuale del combustibile per il terzo stadio fosse inutilizzabile. Che cosa vuol dire? Beh, diciamo che per uno sbaglio nel rifornimento, la parte finale del razzo avesse solo 6 o 7 tonnellate di combustibile invece delle necessarie 9. Potrebbe essere questa la causa del fallimento? Sì, certo. Oh, ma è impossibile. Il rifornimento fu diretto dal dottor Mitchell in persona. Controllò lui stesso i serbatoi. Sì. Sì, è quello che pensavo. Ma che pensa esattamente? Ma avevano detto che era venuto qua per aiutare. E non le ho fatto neanche una domanda su Philip Crenshaw e la signora Mitchell, vero? Non si preoccupi, dottoressa. Forse non sto arrivando a niente. O forse sto arrivando a qualcosa per le mie strade indirette. Io credo fermamente nella pazienza. Piuttosto deprimente tutta questa roba del dottor Crenshaw ancora in giro. Soda? Grazie. Ho l'impressione di dover inciampare nel suo fantasma ogni istante. Fantasma? Io scommetto che è più vivo di noi. Lei crede? No, insomma, io sento la morte in questa stanza. Mia nonna era irlandese. Magnifico. Ma chissà, forse mi sbaglio. Crenshaw è sempre stato un tipo piuttosto stravagante. Gli dicevo spesso quando eravamo a Cambridge... Eravate dove? A Cambridge, eravamo nella stessa classe.
Allora il dottor Crenshaw deve essere stato uno studente davvero straordinario. So con certezza che è stato ad Oxford. Oxford? Non è possibile. Lei non è mai stato a Cambridge con lui. Perché dice di queste parole? Ascolti, da io... Da quando è arrivato qui non ha fatto... Nothing but pump me and the rest of us. Dove diavolo vuole arrivare? I laid that trap. Da quella trappola. Volevo vedere la sua reazione. Lo so che Crenshaw è stato a Oxford. Davvero? Se la cava in modo facile. Ma so anche quello che lei non sa, cioè che Crenshaw ha preso una laurea in Germania, una laurea in ingegneria. Un fatto che aveva gran cu di tenere nascosto. Andrew, io sono qui per scoprire cosa è successo a Crenshaw e a quel vostro preziosissimo razzo. E voglio il suo aiuto. Ma io non capisco. È tutto così sconcertante. Sì, come al solito. La vita non è mai fatta di schemi precisi. Ma di quando in quando si capita su dei pezzi che combaciano. Ed è suo dovere aiutarmi a trovare questi pezzi. Se c'è qualcosa che lei sa... Sì. Una cosa strana. Sera della festa, ero tornato nel laboratorio per un lavoretto su una nuova formula di combustibile. Sì. E Phillips era là. Disse che aveva dimenticato la chiave del suo alloggio. Ma non era vero. Mentiva. Curo? You asked me to come here, Smith. Qualcosa in mente lo dica. Coraggio. Ah, oh, sì, certo. Sì. Dottor Mitchell, lei è stata l'ultima persona ad entrare nel razzo prima del decollo, vero? Penso di sì. Non può essere un poco più esatto. Dopotutto, lei è uno scienziato. Beh, 3 ore prima del decollo, verso le 9 circa, fece un controllo finale delle installazioni radar e dei serbatoi. Solo? Sì, del tutto solo. I meccanici erano indaffarati con la piattaforma e il pozzo di scarico. Poi chiuse la porta a stagno e così il razzo fu pronto per il decollo. Esatto. Dottor Mitchell, qualcun altro poteva indursi nel razzo dopo che lei se n'era andata? Sì, la porta a stagno può essere riaperta, ma è un'operazione molto lunga e complicata. Sì. Sì, capisco. Questo è il disegno completo del razzo, non è vero? Sì. E questi sono i serbatoi del combustibile. Esatto. Beh, abbiamo stabilito che la perdita di 2 o 3 tonnellate di combustibile dalla sezione di testa avrebbero impedito al razzo di raggiungere l'altezza stabilita, esatto? Ma non c'è stata questa perdita. Le ho detto che ho controllato i serbatoi io stesso. Non c'era assolutamente nessuna possibilità di perdita. Nessuna possibilità fortuna. Smith, lei ha un diavoletto che le sta rodendo il cervello e muore dalla voglia di venire fuori a dire qualcosa. Perché non gliela lascia dire? Grazie, dottor Mitchell. Ma mi creda, la prego. Quel diavoletto fa semplicemente il suo dovere. Sentiamolo allora. È convinto che lei abbia aperto le valvole e abbia scaricato 2 o 3 tonnellate di combustibile attraverso la pompa. I fusti del combustibile erano ancora nel pozzo. Ce n'erano più di quelli necessari al completo rifornimento. E nessuno ha pensato a controllare quanti ne sono tornati pieni. E il suo diavoletto le ha detto perché mi sarei preso tutto questo disturbo? E ha una sua teoria. Una teoria agghiacciante. Assassino. Un diavoletto simpatico, eh? Molto simpatico. E furbo anche.
Sostiene che lei ha sorpreso sua moglie e il dottor Crenshaw insieme. Li ha uccisi e ne ha nascosti i corpi in casa. Poi, quando è venuto buio, li ha portati al posto di lancio. Uno dei furgoncini fu visto dietro la sua casa. Ha avuto più di un'ora tutta a sua disposizione, dottor Mitchell. Ha vuotato un serbatoio, ci ha ficcato dentro i cadaveri. E ora essi sono lassù, nello spazio, che girano intorno alla Terra. E ci resteranno per decenni, se i calcoli sono esatti. I suoi calcoli, dottor Mitchell. L'assassinio perfetto, senza cadaveri imbarazzanti lasciati in giro. Tardi, Smith. Ha avuto una giornata pesante. Andare in giro ad accusare la gente di omicidio deve essere molto faticoso. Ha bisogno di dormire. Mi sbrigherò subito. Voglio solo dirle una cosa. Una cosa che potrebbe persino farle cambiare idea e indurla a parlare. Si tratta di Crenshaw. Lo ha mai saputo per caso che oltre alla sua laurea in biologia ne aveva anche una in ingegneria? E allora? Era un traditore, Mitchell. Era un traditore e una spia. Era pagato per rubare i suoi segreti. Perché ha aspettato fino ad ora a dirmelo? Forse speravo che parlasse prima lei. Penso che sua moglie possa essere stata la sua complice. Se sono ancora vivi, li ritroverò. Ma se sono morti e lei li ha uccisi, me lo deve dire. Dobbiamo sapere che cosa ne è stato di Crenshaw. Lei è del servizio segreto. Lo trovi. Sì. Entri. Credo di aver trovato. Trovato cosa? La causa del fallimento del razzo. Credo sia stato... Sì. Lisa. Non ha sentito cosa dicono di me? Non ho sentito niente. Non ha sentito che sono un assassino? No. Smith ha tirato fuori la magnifica teoria che io ho ucciso Vanessa e Philip, che ho svuotato uno dei serbatoi del razzo e ci ho ficcato dentro i loro corpi. Ora stanno girando intorno alla Terra. Ma perché? Vede, hanno tante prove indiziarie. Se fossi al loro posto, credo che finirei col crederci anch'io. Io non lo crederò mai, Steve. Senta, Lisa. Kepler mi conosce bene quanto lei. Neanche lui è sicuro che io sia innocente. Ma deve essersi fatto impressionare da quello Smith. Ho paura di sì. Ma che succederà? Che cosa faranno adesso? Hanno troppo bisogno di me per il progetto per mettermi in galera subito. Quando avranno sfruttato il mio cervello, mi processeranno per assassinio. No, non possono, Steve, non possono. Of course they can. It's like sentencing a man to hang in 5 years' time, isn't it? Death deferred. Steve, credo di aver trovato la soluzione. Ascolti la mia teoria.
Dunque, senta. Ricorda che eravamo preoccupati per l'afflusso del combustibile durante il terzo stadio? Sì, ma risolvemmo la cosa sostituendo con superplastica la lega d'alluminio. Sì, ma dimenticammo un particolare, il quoziente di evaporazione dell'idrazina. Ma le prove hanno dimostrato no, che... No, le prove furono fatte in presunte condizioni spaziali. Ma supponiamo, per un momento, di avere sottovalutato l'attrito a quella velocità e a quell'altezza. Ora, supponga che la pompa non si sia rotta, ma si sia ingolfata. La diminuzione del flusso sarebbe stata sufficiente a far fallire l'esperimento. Vede, è l'ipotesi più logica. Che se un nuovo... Lisa. Ricordati che mi accusano di aver ucciso Vanessa e Crusher. Non voglio coinvolgerti in questa storia. Non me ne importa. Ti amo tanto, caro. Non lo vedi? E insieme potremo dimostrare che si sbagliano. Tu e io? Sì. Forse ci riusciremo. Io credo che la teoria di Lisa sia la più fondata. Ed è l'unica che si accordi con tutti i fatti che ci sono noti. Sì, spiegherebbe un mucchio di cose. Spiegherebbe anche la sparizione di Crenshaw e della moglie di Mitchell. Non avevano alcun modo di uscire da Denfield. Vuole delle prove concrete, vero Smith? Ho pensato al modo di far tacere anche le sue accuse, piccolamente. Un modo molto semplice. Riportare giù il primo razzo con un secondo razzo. Solo che ci sarà una persona in questo secondo razzo. Io. Steve, lei è matto. Non posso permettere questi discorsi, Steve. Non è il caso di pensare a una cosa del genere. I nostri scafandri sono in fase sperimentale. Non conosciamo gli effetti dell'accelerazione e della pressione sull'organismo umano. Abbiamo mandato su insetti, cavie, topi e scimmie. Ne sappiamo molto per correre un rischio calcolato. Ma non abbastanza per arrischiare una vita umana. È la mia vita. E non vale molto se non posso provare che i cadaveri non sono nel razzo. La sua vita qui è sotto la mia responsabilità. E io la valuto più del suo tentativo di provare le sue affermazioni. Professor Kepler, dal primo giorno che sono arrivato a Denfield non ho avuto che un'idea, quella di costruire il primo razzo capace di trasportare un uomo. Con quello che conosciamo ora sono convinto di farcela. Sì, sto tentando di provare le mie affermazioni, ma non su quello che pensa lei. La questione che più mi interessa è un'altra, la conquista dello spazio. Nessuno sa meglio di lei i progressi che abbiamo fatto verso questa meta e nessuno sa meglio di lei che finché un essere umano qualificato non farà il primo volo spaziale, è perfettamente inutile sperare in qualsiasi futuro sviluppo. Ora, chi è più indicato per questo di un presunto assassino? Che è anche uno scienziato? Dottor Mitchell, io raccomanderò che le sia permesso di tentare. Ero sicura di trovarti qui, Steve. Cara. Domani a quest'ora sarò chissà dove lassù. Oh, Steve, ho tanta paura. Sai che ritornerò. Lo devi sapere. Io non so niente, tranne che ti amo. E che io amo te. In principio avevo paura solo a pensarci.
ma devo tentare, sia per te che per me. Se dovesse succedere qualcosa... Non succederà, ne sono sicuro. Non voglio pensare neppure lontanamente alla morte. Specialmente in una notte come questa. Oh, Steve! Manca poco più di 24 ore alla partenza. Credo che possiamo affermare con tranquillità che il dispositivo di sicurezza è a prova di bomba, vero, colonnello? È sempre stato a prova di bomba. Eppure due persone sono sparite. O nello spazio, o nel mondo fuori del campo. Credevo che avesse esclusa la seconda possibilità. Sì, lo credevo. Ma c'è irritante vocetta che continua a dirmi. E se ti fossi sbagliato? E se ti fossi sbagliato? So che la signora Mitchell non era felice qua. Disse a me che odiava questo posto. Ma qualsiasi cosa sia successo non è certo imputabile ai miei uomini. Eccettuato uno solo, lo stesso personale di sicurezza da 3 anni. Ah, così dovrebbe essere. Che cosa ha detto? Ho detto che eccettuato un solo uomo, lo stesso personale... Un uomo? Perché non me l'ha detto prima? E chi era quest'uomo? Il caporale Rogers. E dov'è andato? Beh, aveva finito la firma e è andato a casa. Ma cos'è tutta questa eccitazione? Su, su, svelto, voglio il suo indirizzo. Va bene, lo sto cercando. Via qua, lo cerco io. Caporale Rogers. Sì. Toby. Toby, le devo parlare. Entri. Si tratta di Steve. Toby, non può andare da solo. Voglio che lei si offra come volontario per accompagnarlo. Toby, le chiedo solo di offrirsi come volontario. Non le chiedo di andare con lui. Toby, la prego. Lisa, non mi chieda una cosa del genere. Per quanto lei possa amare Steve, non deve fare questa pazzia. Ma io devo andare con lui. Lo scongiuro. Questa la tieni fuori? È a me. I'd like to speak to Mr. Rogers, please. Well, I'm afraid that's impossible, sir. See, my husband was killed a week ago. Killed? In un incidente. Era in macchina con un amico. Lui fu proiettato fuori. Le mie condoglianze, signora Rogers. E di questo amico sa darmi il nome e l'indirizzo? Il suo nome? Beh, so che lo chiamavano Philip. Lavorava nello stesso posto di Dave, ma lo vidi solo quel giorno che venne a prendere mio... Lo riconosce? Sì, è proprio questo. Non c'era una signora con lui, per caso? No. Tutto quello che so è che mio marito ha una specie di contratto con lui per una barca. Che tipo di barca, lo sa? Beh, ho sentito questo Philip dire qualcosa di Whittingly e di un peschereccio. Ma perché mi fa tutte queste domande? Non ho il tempo di spiegarle, signora Rogers. Ho fretta, ma mi è stata di grande aiuto, grazie. Che simpatico ambientino. L'ultimo grido in fatto di cabine spaziali. Steve, come pensi di arrivarci? A cosa? A portar giù l'altro razzo. Beh,
Tutto quello che devo fare è sincronizzare la mia velocità con l'SA1, affiancarmici, agganciarlo con gli arpioni magnetici e poi riportarlo giù adoperando dei paracadute supplementari per il doppio atterraggio. A me sembra tutt'altro che semplice, se tu dici che si può fare. Beh, diciamo che secondo i più precisi calcoli scientifici la cosa è possibile. Come ti senti? Vuoi davvero saperlo? No. Credo di sentirmi così anch'io. Eppure sarà meglio che mi ci abitui. Che diavolo stai dicendo? Senti, Steve, non so perché in realtà tu lo faccia e non me ne importa, ma dal punto di vista scientifico sono impegnato quanto te in questo progetto. Dopotutto, in due avremo pietà di restare vivi e di tornare indietro. Sei impazzito. Benissimo, d'accordo allora. Cosa? Sì, sì, voglio che sia bloccata la zona. 12 pattuglie al minimo. Questo ha precedenza assoluta. Dov'è? Villa Bella Vista? Ne è sicuro? No, ci andrò io stesso. Dica a un paio di macchine di seguirmi. Credono di averli localizzati. Una villa sulla collina, mezzo miglio fuori Whittingley. Mi accompagna lei? Sì, certo. Mancano soltanto 6 ore. Ha controllato tutto, Steve? Farò un ultimo controllo fra pochi minuti. Sarà meglio salutarci ora, eh? Beh, in bocca al lupo. E tutti i miei auguri per il successo della sua impresa. Grazie, generale. Ci vuole scusare un momento? Ma sì, naturale. Ho visto ora Lisa. Mi ha chiesto di dirle che non sarebbe stata qui per la partenza. Ha detto che avrebbe capito. Sì, certo. Steve è ancora in tempo. Non vuole proprio cambiare idea. Non possiamo deludere il dottor Smith, no? Ora, senta, se mi andasse male, lei avrà cura di Lisa, vero? Posso finire di vestirmi con l'aiuto della dottoressa Frank? Controllate le linee intanto. D'accordo. Ho cambiato idea, vado io con lui. Toby, le prego. Abbiamo fatto un patto. Ho fatto uno sbaglio. Ora ne sta commettendo uno più grave, Toby. Che Steve riesca o meno, verrà sempre il giorno in cui qualcun altro lo seguirà. Ma adesso devo andarci io con lui. Non lo capisce, io appartengo a Steve. È la mia vita. Preferisco morire con lui che vivere senza di lui. Toby, la prego. Non c'è molto tempo. Molto ancora? È dietro la cresta della collina. Si può vedere dalla strada. Vieni, Vanessa. È l'ora. La barca deve essere pronta. Te l'ho già detto, Philip. Non vengo con te. Non puoi tirarti indietro ormai. Oh sì, che posso. Mi dicesti che andavamo in America. Ad ovest, non ad est. Da quando abbiamo lasciato Denfield non facciamo che tremare, nasconderci, scappare. Da cosa? Credi che sia un imbecille, Philip? Non voglio continuare a vivere in buchi come questo. Ascolta, Vanessa. Sei legata a me, che ti piaccia o meno. E non c'è tempo per stupide discussioni. Dunque, per l'ultima volta. No. Benissimo. Come vuoi, allora. Sei una povera sciocca. Dove vado, sarò? Io so esattamente dove vai e che succederà laggiù. Denfield era una prigione e ne sono uscita. Sarei matta ad entrare in un'altra prigione, anche se ci sono dentro 200 milioni di persone. Allora questo è l'addio.
No, Philip. No. No, no. Spiacente che debba finire così, Vanessa. Ma sai troppe cose perché ti lasci qui libera. Ti avevo dato la possibilità di salvarti, ma l'hai rifiutato. Si può impiccare un uomo una volta sola, nel suo caso è un vero peccato. Signorina, signorina, voglio Denfield, 8236, chiamata ufficiale. Come è isolato? Io sono... No, non ce l'ho un'autorizzazione da Londra, ma io... Va bene, non importa. Portatelo dentro. Signor, sì. E voglia Dio che arrivi in tempo. Is Dr. Andrews ready yet? I think so, sir. Se Gray uscivano dalla sua cabina quando sono andato a prendere la valvola. Coraggio, dammi l'elmetto. Toby, non esca di qua finché non suonati i propulsori. Dopo sarà comunque troppo tardi. E la prego, non faccia entrare nessuno qui dentro. Lisa, io... Grazie, Toby. Siete pronti, Steve? Sì, mancano 75 secondi alla partenza. I primi minuti dopo il decollo sono il periodo critico. Non sappiamo come il corpo umano reagirà alle tremende accelerazioni. Abbiamo fatto tutto il possibile per proteggere Mitchell e Anne, ma... Attivare i propulsori. Getti dall'1 al 5 accesi. Getti dal 6 al 10 accesi. Tutti i getti di lancio sono in azione. Mancano 15 secondi. Toby, cosa è successo? 5, 4, 3, 2, 1. Decollo regolare. Perché l'ha lasciato solo? Non è solo, professore. Per lei, professore. Non ho potuto impedirglielo. Lisa, dobbiamo far tornare giù il razzo. Lisa ha preso il posto di Toby. Ora è lassù. Giro pilota in azione. Inclinazione 87. Velocità 1800 nodi. Altezza 25 miglia. Pronto, Denfi. Pronto, Denfi. È Mitchell che chiama. È Mitchell che chiama. Mi sentite? È pazzo. Pronto, Mitchell. Pronto, Mitchell. Denfield è in ascolto. Passo. Decollo ottimo.
Nessuna noia con le condutture né con la camera di pressione. Toby è svenuto, ma sta tornando in sé. Siamo tutti e due legati. E resteremo così finché la prima e la seconda sezione non si saranno staccate. Non possiamo far niente finché la sezione di testa non sarà libera. Sezione di coda si è staccata, altezza 256 miglia, accelerazione 8G. La temperatura sta aumentando, apro l'aria condizionata, nessun senso della velocità, nessuna sensazione particolare, la pressione è normale, ora ci togliamo gli elmetti. Altezza 530 miglia, velocità 4200, propulsori spenti. Dov'è la signora Mitchell? L'ha trovata? Sì, morta. Hai fatto la tua scelta, sì. Io ho fatto la mia. Lisa. Ma come li ha rintracciati? Come sono usciti da Denfield? Ci ha messo lei sulla buona traccia. Chi, io? Non posso che biasimare me stesso per la mia stupidità. Crenshaw aveva qualcosa di molto importante da vendere e voleva venderlo al cliente migliore. La signora Mitchell è stata ingannata da lui proprio come noi. E ora è morta. E per colpa sua. Dan? Lisa's with him. Lei aveva torto. SA2 chiama Denfield. SA2 chiama Denfield. Resto in ascolto. Parlate, Denfield. Passo. Steve, so che Lisa è con lei. Vi seguiremo col radar e verremo a prendervi dovunque atterrerete. Dovete tornare. Smith li ha trovati. Vi parola che ormai sto chiarito. La nostra velocità è ora 5.000. Stacco la sezione. It's not a section. Ho perso il controllo quando la sezione centrale si è attaccata. Pronto. SA2. SA2. Pronto, Steve. Mi sentite? Denfield chiama E2. Denfield chiama SA2. Potete sentirmi? Steve, mi risponda! Lisa, cos'è successo? Denfield chiama SA2! Denfield chiama SA2! Mi sentite? Cos'è successo? Il contraccolpo del distacco è stato troppo forte. Rispondetemi, rispondete! I comandi non funzionano. Proviamo l'emergenza. È bloccata. Oh, Steve, il tuo braccio! Senti, comunicazione con Delta. Inizio immediatamente. Denfield, mi sentite? Mi sentite? Mi ascolti, professore, non c'è modo di tornare. Steve, Lisa. Ascolti attentamente.
Dovete sostituire l'armatura dell'ultima sezione con una più forte. Il principio del razzo è giusto, solo deve essere rinforzato. Qualcun altro deve seguirci, in modo che tutto sia stato in vano. Lisa, è sbloccata! Stiamo tornando! Ho sentito, professore. Tutto va bene. Stiamo tornando! Stiamo tornando!